Oggi, in questo contenuto, parliamo del post partita di Inter-Juve. È un post partita brutto. Sinceramente, in questo post partita ho un dubbio. Perché la Juve ha giocato così? Perché la Juve ha giocato così rimissiva? È andato per proteggere lo 0-0? Ma prima di tutto iscrivetevi al canale, attivate la campanella, così ogni volta che uscirà un nuovo contenuto vi arriverà la notifica sul vostro cellulare. Abbiamo anche dei canali social e abbiamo anche un canale extra, The Quantum Extra, che parliamo di tutto tranne che di calcio. Voglio dirvi grazie a tutti per il supporto che ci state dando, perché grazie a voi il canale va avanti e di questo voglio dirvi davvero grazie. E voglio dare un benvenuto prima di tutto ai nuovi iscritti e ai vecchi iscritti. Voglio dirvi grazie, perché grazie a voi e al vostro supporto stiamo andando avanti. Lo so, questa è una sconfitta che brucia. Qua non parla uno che fa contenuto tanto per fare contenuto. Qua parla un secondo me, perché a me non mi vedete mai, mai, mai mettere una squadra di una maglietta di un'altra squadra, mai. Forse durante una partita a calcetto, forse potrei mettere una maglia di una squadra straniera, ma non metterei mai, e ritorno a dire mai, una maglia di un'altra squadra. Perché io parlo da tifoso, non faccio come altri che devono fare contenuto, io parlo da tifoso. E allora, cosa ci lascia la partita di Inter-Juve? Semplicemente che la Juve questa partita non è andata a giocarla. E a me questo mi dà fastidio. Che la Juve non è andata a giocare questa partita. O possiamo dire che il centrocampo dell'Inter è di un altro livello, Mkhitaryan, Çalhanoğlu, che è due o tre spalle superiore ai centrocampisti della Juve, a Barella. Possiamo dire tutto quello che volete. Però dobbiamo partire dal fatto che la Juve non è andata a mangiarsi la partita. Qualcuno mi ha attaccato che io ho detto che la partita della Juve non è stata persa ieri con l'Inter, ma è stata persa con l'Empoli. Ma lo torno a dire, il risultato di oggi è la conseguenza del risultato di Empoli. Però il risultato di Empoli contraddice le parole dette da ieri sera da Allegri. Perché ieri sera Allegri per l'ennesima volta si copre sul fatto che la non esperienza di tanti giocatori, dei tanti giovani, non ha dato quell'input. Allora io ti posso dire, noi con l'Empoli abbiamo perso per un errore di uno che aveva esperienza e la tua scusa non regge più. Poi è vero, signori miei, io mi aspettavo che la Juve attaccasse sì, che giocasse in un altro modo sì, però se poi vado a vedere Fiorentina-Juve, Atalanta Juve, Milan Juve, che mettiamo pure Napoli Juve, mettiamo Roma Juve. La Roma in certi incontri ha sempre giocato in questo modo, difesa e ripartenza. Per esempio, se noi avevamo coraggio, da Bergamo portavamo i 3 punti. Se noi avevamo coraggio, ti dico che vincevi la partita. Non te lo dico. Però qualcosa in più facevi. Noi abbiamo regalato un tempo. Metterti sempre il ladro in casa. Prima o poi il ladro ti dice: ah, tu mi inviti? Invitami oggi, invitami domani. Nel momento in cui non c'è nessuno, ti rubo tutto e resti come un fesso. Poi possiamo dire tranquillamente che ieri Inzaghi ha messo le palle in testa ad Allegri, vero? Che Allegri ha sbagliato tutto quello che c'era da sbagliare. Impostare la partita, l'idea qual era? Quella di difendersi quando sai che ormai questa tua idea di difenderti non regge più, perché un gol a partita lo prendi sempre. Lo hai preso a Empoli, l'hai preso contro l'Empoli. La scusa che il pallone passa sotto le gambe non regge, perché tu hai fatto quel cambio. Perché poi io dico una cosa: tu vuoi dimostrarti che non hai paura
prendendotela con un ragazzino che forse perché è andato sui giornali, perché sta facendo bene, è andato un po' sopra le righe, per quello metti Milik. Ma tu la partita non la perdi oggi. Tu se vincevi contro l'Empoli, quella di ieri era tutta un'altra partita. Se tu vincevi a Empoli, era l'Inter costretta, l'Inter subiva la pressione, invece tu non vincendo a Empoli, sei andata sotto pressione ieri. Poi prendiamo che l'Inter è più forte, ma non giocare così, no. Non giocare così, no. Cambi stupidi. Stai perdendo e mi fai il solito cambio, pedone per pedone. Ma oltre 3-5-2 c'è vita, oltre 3-5-2 c'è vita. E lo torno a dire, oltre 3-5-2 c'è vita. Tu devi recuperare una partita, devi recuperare una partita, che mi fai? Pedone per pedone, mi togli Yildiz, mi metti Chiesa, mi togli Kostic, mi metti Timothy Weah, che poi inverte le fasce di Cambiaso. E così, secondo te, tu così vinci la partita? Perché invertendo le fasce, metti Cambiaso sull'altra fascia, l'Inter mette su quella fascia un giocatore fresco e la frettata è fatta. La frettata è fatta. Quando tu dovevi lasciare in campo Chiesa, Vlahovic, Yildiz, o perdi 2-3, o perdi 1-0, perdi sempre. E oggi pure che hai giocato pensando di difenderti, c'è stato il palo, c'è stato i due interventi su Barella e Arnautovic, se no tu questa partita, giocandola come hai voluto tu, la perdevi 3-0. Poi, signori, allora parliamoci chiaro, finché c'è Allegri la Juve gioca così. Parliamoci chiaro. Io allora ecco perché dico che dobbiamo prima di tutto arrivare a questa soglia per essere matematicamente in Champions, e poi a fine stagione è giusto separare le strade, perché io devo pensare di fare un altro anno così, no, perché non è, signori miei, il 3-5-2 stile Juve non va avanti, perché non è un 3-5-2 stile Inter dove i quinti fanno quasi gli attaccanti, i nostri quinti devono difendere, c'è un Kostic che è la fotocopia, è il gemello scemo dello scorso anno. Cambiaso non può fare ogni partita una fascia e poi l'altra. A me queste idee non mi piacciono. Poi il cambio più sciocco di tutta la partita, chi ancora non lo riesce a capire, Gatti Alessandro. Che idea è questo cambio? Può fare i cambi, mettere Alcaraz agli ultimi 4 minuti. Ma stiamo scherzando, devi vincere la partita. Tu fai cambi non per vincere, perché questi non sono cambi per vincere la partita, sono cambi che ti vuoi difendere lo 0-1 dell'Inter. Vuoi difendere lo 0-1 dell'Inter. Sono due partite che non vinciamo e la responsabilità è di Allegri, perché Allegri contro l'Empoli mi fa nell'ultima ora un cambio stupido, un cambio che non regge. Mi togli Yildiz per Milik, non regge. E io sono uno, sapete che a me Allegri non mi piace, però ho detto da inizio campionato, io sono qui per 90 minuti, tifo la Juve, tifo Allegri, poi quando c'è da criticare è giusto criticarlo. Poi volete che per me il quarto anno, no, il quarto anno non ci deve essere, perché in questi 3 anni abbiamo visto un non gioco, perché una Juve che per un tempo lo regala all'Inter non si può vedere, perché per l'ennesima volta abbiamo regalato un tempo all'Inter. Poi qualcuno può dire, però l'Inter, sì signor, a me che Barella lancia sul portiere, è parata, però quello è un gol, è una parata, significa che l'attaccante lì ha sbagliato, che Arnautovic a un metro dalla porta ha sbagliato, che poi loro hanno segnato di culo, perché quello è culo, ci sta. Poi parliamo dello stop di Vlahovic, possiamo parlare tranquillamente dello stop di Vlahovic, ha sbagliato sullo stop, sì, lì per me doveva subito tirare,
Ma altrettanto vi posso dire che McKennie ha sbagliato, perché tu lo metti il pallone, lo dai a Vlahovic quando sai che su Vlahovic ci sono due giocatori, quando sull'altra fascia, dall'altro lato c'era Yıldız tutto solo, però non ce la possiamo prendere con McKennie, perché gli stessi che oggi esaltano McKennie sono gli stessi che a giugno volevano McKennie fuori dalle palle. Ad agosto hanno fatto un casino che è rimasto. E non sto dicendo questo, io quello che sto dicendo è che in questo momento, se non facciamo cazzate, il secondo posto è assicurato, e allora cominciamo a pensare al futuro. Cominciamo semplicemente a pensare al futuro. E il futuro cosa ci dice? Che dobbiamo cominciare a cambiare rotta. A me fare il 3-5-2, tanto il gol lo prendiamo. Il gol lo prendiamo, senza che ci nascondiamo, pure che vuoi difendere, il gol lo prendiamo. E allora cominciamo a guardare al futuro. Cominciamo ad abituare a Bremer a giocare a 4, perché io sono convinto che Bremer, se tu lo alleni, perché poi non so cosa fai una settimana senza coppe, senza impegni, se pensi ai cavalli, non lo so, se pensi ai cavalli allora dici io lascio la Juve, perché una Juve in questo modo, quando tu hai una settimana da allenare, non riesci a dare la carica, non riesci a dare ritmo, non riesci a dare niente, comincia a non piacermi. Perché per l'ennesima volta nostri errori, nostre individualità hanno sbagliato, ma tutta la colpa, signori miei, è di chi li allena. Perché se tu mi fai cambi negli ultimi 8 minuti, cosa vuoi fare negli ultimi 8 minuti? E qual è la scusa? Che avevo paura di prendere. Ma che cazzo? Ho perdo 1-0, ho perdo 3-0, non cambia niente, è sempre una sconfitta. E vi dico di più. A me brucia più questa sconfitta qui che nel 5-1 dello scorso anno a Napoli, perché il 5-1 dello scorso anno a Napoli, nel primo tempo la Juve ha giocato, la Juve nel primo tempo ha preso una traversa, la Juve nel primo tempo, nei minuti finali, e Meret ha fatto un miracolo, ma lì io posso capire, nel primo tempo l'abbiamo giocata, poi Napoli era nettamente più forte, non ci ha fatto 4 gol. Oggi non l'abbiamo neanche giocata. Oggi ci siamo consegnati completamente all'Inter. Perché? Perché l'impostazione della partita era sbagliata. Quando io torno a dire che la partita non l'abbiamo persa ieri, ma l'abbiamo persa sempre, nessuno mi toglie il dubbio di questo. E tutte e due volte per errore del nostro allenatore. Allora, che dire? Per me è questo. Volete che le pagelle, signori miei, oltre a Bremer, oltre a McKennie e oltre a Szczęsny, che per me Szczęsny prende 8, Bremer gli do 6,5, e 6,5 pure a McKennie, gli altri sono tutti bocciati. Tutti, voto tutti 4, il voto è 4 in giù, senza che mettere a lei, tranne Szczęsny 7, Bremer e McKennie 6,5, gli altri sono tutti completamente bocciati. È giusto oggi prenderci la merda che ci stanno dando addosso, perché quando io dico non facciamo battute, prepariamo la partita perché poi contano i risultati, qualcuno vuole fare il comico, ma Zeling, l'altro non ha fatto il comico e te l'ha buttata ieri la battuta. Che cosa ti ha detto ieri Inzaghi? Che Sommer non ha fatto una parata, semplicemente questo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e ci vediamo alla prossima. Ciao!